Manuel César Rui Costa, o maestro per gli appassionati di calcio portoghese. Lusitano di nascita, brasiliano nel tocco di palla, trequartista dalle movenze raffinate. Va Rui Costa col destro, mischia, rete! Colpo di testa straordinario! Avanza il portoghese, poi verticalizza per Shevchenko, attenzione, c'è spazio, Shevchenko può tirare con il destro, pallone che viene deviato sul fondo. Ottimo dribbling, eccellente visione di gioco, uno dei giocatori più belli da vedere tra coloro che hanno calpestato il manto erboso di San Siro. Rui Costa, il dribbling secco, si libera di continuo, Rui Costa può entrare in area di rigore, ecco spasso, Shevchenko, rete! Armonia ed eleganza al servizio della squadra. Tutte finte, pallone incollato, poi grande cross, Shevchenko, incredibile parata! Questo assist è stato veramente eccezionale. Costa, è tempo di calibrare il suo cross e c'è il gol di Laursen. Tornando di prima Rui Costa, può partire il contropiede del Milan, posizione regolare di Tomasson, se ne va, 1-0, Tomasson verso Gori, Tomasson evitato il portiere, la porta è vuota ed è gol del Milan, 3-1. Bravo anche Rui Costa. Rui Costa non lo molla, del vecchio slalom del portoghese che vedete fa fatica, poi insiste, però va in accelerazione, Rui Costa ancora al limite, pallone filtrato per Gilardino, posizione regolare, siciliano. Se Inzaghi, Shevchenko, Crespo, Gilardino e Tomasson hanno fatto la fortuna del Milan a suon di gol, è pure vero che il loro destino non sarebbe stato lo stesso se sulla loro strada non avessero incrociato la classe infinita di Manuel Rui Costa. Pallone per Rui Costa, che lo difende, spalla alla porta, pressione di Blanchard su di lui, attenzione a Rui Costa, numero del portoghese, prova ad andare, Inzaghi, il lavoro di Inzaghi, sinistra, rete, rete, 2-0, il gol di Inzaghi. Grandissima azione di Rui Costa. Il portoghese studia i movimenti dei suoi... Palla per Rui Costa, di prima per Senos, bello il passaggio, raddoppio. Grande gol, grandissimo gol. ...65 assist in 192 presenze con la maglia del Milan. Sono i numeri da record che fanno di Rui Costa uno dei più grandi suggeritori della storia del calcio. ...26 novembre 2002. La seconda fase a gironi di Champions si apre con una classica. Milan-Real Madrid. 101 trofei in campo stasera per una grande serata di calcio, tre giorni dopo quella vissuta dal Milan che, battendo l'Inter 1-0 con un gol di Serginho, ha agganciato la Juventus al comando della classifica del campionato di Serie A. Dopo aver superato con difficoltà il primo turno di qualificazioni, la squadra di Ancelotti affronta i campioni d'Europa in carica. La partita è aperta. È il Milan ad affacciarsi minaccioso dalle parti di Casillas nella prima mezz'ora. Insiste Seedorf, Seedorf! E la grande parata di Casillas in calcio d'angolo. Si gioca da 8 minuti a San Siro. Sta per battere questo corner Rui Costa. Salta e colpisce di testa, mandando fuori Rivaldo. Si avvicina la fine del primo tempo. Al 40esimo una palla innocua bazzica nei paraggi di Rui Costa. Il portoghese aziona il radar. Gara senza respiro, Rui Costa dentro, palla buona per Shevchenko, Shevchenko, Shevchenko! Rete! 1-0 per il Milan! Rui Costa ha illuminato
la notte di San Siro con un'apertura deliziosa e Shevchenko non ha perdonato Casillas. Un tracciante rasoterra taglia in due la difesa del Real. Sheva ci mette del suo e il Milan si guadagna uno spicchio di coppa che farà definitivamente sua nella finale di Manchester contro la Juve. Al gol, Rui preferisce l'assist, il tocco smarcante per il compagno, l'ultimo passaggio, l'intuizione limpida, imprevedibile, capace di sorprendere i meccanismi delle difese più rodate. Importantissimo successo centrato dal Milan contro l'Apoel Tel Aviv porta soprattutto la firma di Manuel Rui Costa. Il portoghese infatti è stato il protagonista assoluto della serata, prima segnando il gol del vantaggio e poi deliziando il pubblico con una lunga serie di giocate di classe. Dopo mesi di infortuni e delusioni dunque il fantasista rossonero sembra finalmente essere tornato quello di Firenze. La fortuna si cerca, io la sto cercando da tanto tempo, quindi sono soprattutto contento perché il fatto che sia tornato protagonista ha aiutato la squadra a superare un turno di coppa. Punizione e Rui Costa firma un capolavoro di balistica. Manuel Rui Costa arriva al Milan nell'estate del 2001. Si congeda dai colori rossoneri dopo 5 stagioni. Vince una Champions League, una Coppa Italia, una Supercoppa Europea, uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Niente male per uno che da ragazzino aveva già le idee chiare. Sono cresciuto guardando il Milan di Sacchi e ho sempre sperato di indossare questa maglia. Rui Manuel César Costa.